Buongiorno a tutti, bentornati su Metro Napoli Web TV. Oggi abbiamo in studio il primo consigliere delegato della città metropolitana, il consigliere Carmine Un Attanasio, bel cognome. che tra l'altro no, è primo perché diciamoci la verità, la delega al turismo, che è la delega attribuita al consigliere Attanasio per una realtà come l'area metropolitana di Napoli, che detiene un patrimonio turistico straordinario, mondiale, universale, credo che sia veramente una realtà. Consigliere, una delega difficile però, oltre che pesante. È una delega, io direi, strategica in questo momento in cui c'è un rilancio del turismo nella nostra regione e soprattutto nell'area metropolitana. Bisogna cercare di mettere alla pari tutti i comuni. Io sono un consigliere comunale di Napoli, però è chiaro che la mia preoccupazione deve essere per tutti i 92 comuni della provincia e sul turismo io ho delle idee che cercherò di mettere in campo. Ecco, veniamo alle idee. Noi abbiamo siti turistici in questa realtà straordinari che vanno da Pompei, la costiera sorrentina, abbiamo la città di Napoli con tutto il suo patrimonio. Ecco, se dovesse indicarci due o tre iniziative che la città metropolitana può immediatamente fare per rilanciare il turismo nella sua città, che non sta andando male a quanto ci sembra, ma che sicuramente ha un potenziale enormemente maggiore ai risultati. Va aiutato e secondo me la prima cosa è la peculiarità di ogni città, insomma bisogna mettere in evidenza le ricchezze di ogni città e quindi fare in modo che tutte possano essere messe alla pari. Certo è più difficoltoso per qualche città interna che ha altri problemi rispetto a, diciamo, a cittadine come Ischia, Sorrento, Capri, insomma che sono chiaramente avvantaggiate. Bisogna cercare di mettere quasi tutte sullo stesso piano, bisogna fare in modo che lì dove c'è la tassa di soggiorno che sia chiaramente reinvestita per il turismo e per la cultura, cosa che per esempio non avviene al Comune di Napoli, dove l'assessore al turismo e alla cultura ha pochi fondi per fare in modo che il turismo possa, ecco, avere un miglioramento, insomma, che si possano realizzare più, diciamo, attrazioni, più eventi che possono dare una mano alla crescita del turismo nella nostra città, nelle nostre città, insomma. Ecco, lei ha citato un argomento delicatissimo, che è quello dei finanziamenti. Qualsiasi iniziativa, è evidente, ha bisogno di essere in qualche modo sostenuta. La città metropolitana nasce con gravi problemi di finanziamento, perché questa legge di fatti non è che rafforza, anzi produce dei tagli che ci saranno Lei ha ulteriormente nei mesi posto prossimi. l'accento sul problema. Oltre ad essere consiglieri metropolitani, assessori non pagati noi, e abbiamo anche un problema di portafoglio, nel senso che noi non abbiamo portafoglio, non abbiamo soldi da investire nel turismo. È chiaro che bisogna sostituire questo con la fantasia ed è questa che bisogna mettere in campo rispetto a iniziative che bisogna fare assieme alla regione e ai comuni e quindi sostanzialmente avere delle idee di come rilanciare il turismo. Io penso a Bagnoli, quello che bisogna fare a Bagnoli immediatamente per creare un grande attrattore. Io in consiglio comunale, ad esempio, ho fatto approvare un documento per la città della musica, del teatro, della produzione televisiva e cinematografica nell'area di Cologno dove c'è il parco. Quindi queste iniziative, come penso nell'area vesuviana ci sarebbe bisogno di una struttura che noi chiediamo da tempo, come Pompei World, ci vuole un grande attrattore. Cioè anche Pompei deve essere aiutata, ma come può essere aiutata? Se avessimo un grande attrattore stilo hollywoodiano oppure stilo Florida, noi potremmo fare in modo che una parte di questi fondi, di questo attrattore, potessero andare alla manutenzione ordinaria dei Pompei. Quindi bisogna inventarsi una nuova economia che deriva dal turismo ed è la grande potenzialità che abbiamo. Bisogna pensare al porto, a migliorare il porto e fare quegli investimenti di soldi che ci sono e che non vengono utilizzati. Il porto è una cosa importante per il turismo. Ecco, proprio a proposito di soldi non utilizzati, la città metropolitana, a quanto sembra, nel momento in cui decollerà in maniera decisiva e definitiva, potrà accedere ai fondi europei. Questa Certo, è una, ma questa è una diciamo, condizione scommessa. Io per esempio importante. penso, ecco, a un utilizzo anche per riprendere le vie del mare. Cioè il problema della città metropolitana di Napoli e sono i collegamenti, cioè che non riguardano soltanto i napoletani, ma riguardano anche quei tanti turisti che vengono e che vogliono visitare Sorrento, che hanno difficoltà con la Comana, con le metropolitane. Quindi realizzare di nuovo le vie del mare.
e noi in piccolo qualcosa stiamo facendo a Napoli. Proprio in questi giorni inauguriamo la seconda stagione del Batomush, che è una piccola cosa che però ha cominciato e ha fatto comprendere che è importante anche far vedere la nostra costa dal mare ai turisti. Quindi questo è un altro volano di sviluppo. Come penso, insomma, a come risistemare il lungomare? E quella è una grande occasione, ma non solo per il lungomare di Napoli, ma per il lungomare di tutta l'area metropolitana di Napoli. Bisogna puntare su questo, migliorare i servizi ai turisti e chiaramente per dare, diciamo, una grande attenzione al decoro urbano, perché questa è una delle cose che manca, soprattutto nella città di Napoli. Ecco, un'ultima cosa. Nella città metropolitana ci sono 92 comuni, 3 milioni e 2 di abitanti. Come delegato al turismo, lei nei prossimi mesi che cosa farà? Ascolterà i sindaci? Ascolterà il territorio? La mia prima iniziativa sarà quella di mettere assieme tutti i 92 comuni e capire assieme come il turismo può dare una mano a tutti i comuni. Quindi in pratica le iniziative che si faranno si dovranno fare soprattutto su base metropolitana. Poi i soldi bisognerà andarli a chiedere alla regione per tutte le iniziative, ma alla fine comunque si può fare, ecco, politica turistica anche senza soldi, nel senso di mettere in campo quelle iniziative che possono trovare anche finanziamento da parte dei privati. Io ringrazio il consigliere Attanasio che tra l'altro conosciamo da tanti anni per le sue battaglie sull'ambiente, ma insomma credo che il turismo sia comunque vicino a quelle che erano le soluzioni. Si è legato soprattutto anche rispetto alla questione del Golfo di Napoli, alle strutture che bisogna realizzare per fare sì che il mare diventi pulito di nuovo. Insomma, lo è, lo dicono che è pulito e che sta migliorando, insomma, la qualità delle acque, ma noi non ci crediamo, bisogna fare in modo che questo avvenga veramente e che veramente Napoli ritorni, Napoli, ovviamente quando parlo di Napoli parlo di città metropolitane, ritorni a essere la città del mare. Grazie.